Dio nessuno l'ha mai veduto, ma colui che è nel seno del Padre, il suo figlio unigenito, lui ce lo ha rivelato. Questa solennità dei gesti avete sentito come è stata preceduta da un canto, il canto dell'Alleluia, ma oggi il cantore ha cantato a nome, direi con le volute di canto musicali molto belle quelle parole che le rileggo. Un giorno santo è spuntato per noi, una luce splendida è discesa sulla terra. Sant'Agostino dice che dobbiamo camminare, vivere e cantare con giubilo. Ecco, questo è il giubilo. Quando quasi si dimenticano le parole, ma le parole si arricchiscono nel canto per dire quale ricchezza, quale gioia chiedono, danno al nostro cuore. Giubilo viene dalla parola giubileo, giubile, il canto che si faceva in quest'anno straordinario di Dio per l'uomo. Ecco, queste parole che continuano, direi, queste ricchezze per augurare a tutti noi, a tutti voi, un buon Natale. Perché ci sia dentro questo augurio, tutta questa ricchezza. Dentro a sua volta la nostra vita, lo dicevo all'inizio della Messa, la nostra vita con la sua gioia, con le sue bellezze, con le sue fatiche, con i suoi desideri, con gli auguri che ci facciamo, a molti. Dentro la nostra vita, ma anche pensandoci dentro al mondo, come è in questi giorni, con delle speranze, pensiamo a pace che è trepidante, ma è ad Aleppo, ma nello stesso tempo quello che è accaduto a Berlino, quello che continua a accadere, la città del nord della Siria quasi completamente abitata dai cristiani e adesso in mano l'ISIS. Quindi insieme speranze, insieme tremori e timori. L'augurio che questo giorno porti, quello che vuole essere questo giorno per l'umanità. E se lo esprimiamo nei segni, nei gesti, nel canto, l'augurio che sia profondo per la nostra fede, perché ci confermi quella base, quella sicurezza su cui si fonda la nostra speranza, su cui si fonda anche tanto bene che è già nella nostra vita e che ha costruito tanto bene nel mondo. Da quando Dio ha riempito il mondo del suo Figlio, venne la pienezza del tempo e Dio mandò il suo Figlio. Come dire questo Dio che noi crediamo che si interessa a noi, il cui nome è Emanuele, ha voluto essere nella nostra vita pienamente, diventando uno di noi. Il Vangelo di Giovanni ripete una volta: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché chi crede in Lui abbia la vita eterna. Ecco, fratelli, questo è il Natale. Questo è il fondamento, la fonte, la radice da cui nasce il grande bene per l'umanità e nella misura che lo accogliamo anche il bene per ognuno di noi, anche il bene che ognuno di noi è chiamato a fare con questa fiducia. Oggi il brano del Vangelo è preso dall'inizio del Vangelo di Giovanni, che si chiama il prologo. O il fondamento del Vangelo di Giovanni, nel quale abbiamo sentito c'è una sintesi densissima, ricca dal punto di vista di riflessione e di teologia e di umanità e di divinità di tutta la storia di Dio, del Figlio di Dio, colui che è da sempre, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, colui nel quale è la vita, l'origine della vita, colui che è la luce, è tutte espressioni del Vangelo di Giovanni, colui che è Dio da sempre, si è fatto uomo, si è fatto carne, è diventato uno di noi, colui che è forte perché ci ama, si è fatto come noi, debole, colui che è onnipotente per quale mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, è diventato sia un bambino, quasi nulla, una piccola cosa.
il creatore è diventato una creatura. E per essere così tra noi, il creatore ha avuto bisogno anche della collaborazione del Signore, della donna per Dio. Ecco, questa piccolezza che è data dal suo farsi uomo, uno di noi, l'abbiamo sentito anche questo, è una sintesi del Vangelo di Giovanni, ma è una sintesi della vita, della storia di Dio con noi, è esposta a te. Dio si espone al male, non si espone al buio, all'oscurità, ma Giovanni lo afferma con forza, ma le tenebre non l'hanno vinta. E non sono solo le tenebre della notte di Natale, sono le tenebre del male. Giovanni nel prologo accenta in sintesi a quella che sarà tutta la storia del Figlio di Dio tra di noi, anche il male che si rivolterà su di lui, anche la morte che si scaricherà come ingiustizia su di lui, ma anche questa tenebra è stata vinta. La storia di Gesù non è solo il nascere tra noi, è il crescere, l'essere uomo come noi e vincere come uomo come noi anche la morte. E questo è il fondamento della festa, il fondamento della gioia, il fondamento della speranza, perché non siamo soli, perché Dio si è caricato di tutto questo, perché Dio abbassandosi ad essere povero e debole come noi, però lo fa portando dentro di sé questa forza di vincere il male. Anche se resta sempre il dramma, c'è il bene nel mondo, il bene che sta crescendo, bene che negli uomini di bene, di giustizia, è più semplice, più grande, sta crescendo, ma resta anche il male. Perché lo dice ancora il Vangelo di Giovanni, venne per il mondo che aveva creato, ma il mondo non l'ha accolto. Venne tra i suoi, nel suo popolo che lo aspettava, ma i suoi non l'hanno accolto. E non solo la notte di Natale, ma proprio nella sua storia. Il suo messaggio. Il bene, tutto il bene è questo dramma, del male che è refrattario, e non solo all'esterno, non solo nel mondo, non solo nel popolo Israele, ma anche dentro di noi spesso, in ognuno della nostra realtà. Però Giovanni è ancora più una ricchezza di questa sintesi che lui stamani ci dà, ha un però ancora, però a quanti lo hanno accolto. Ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quanti lo hanno accolto? Ha dato il potere di diventare figli di Dio. Questo è Natale. Questo è il nostro Natale. Diventare figli di Dio, nasce come figli di Dio. E lo è per sé. Così Dio ha riempito il mondo. Allora è una possibilità che noi possiamo sempre riprendere, anche quando avessimo dimenticato, abbandonato, attutito, ci fossimo addormentati in questa vita. Sempre possiamo riprendere ad essere figli di Dio, e questa è la nostra bellezza come uomini, come donne, diventare tutta la vita figli di Dio, crescere così. Lo abbiamo fatto diventare anche preghiera stamani, non vuole essere solo un augurio, gli auguri sono i nostri desideri, le nostre parole. Nella preghiera mettiamo queste cose dinanzi a Dio e abbiamo pregato così stamani. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, siamo immagine di Dio, in modo mirabile, ma in modo più mirabile, ancora più grande della creazione, ci hai rinnovati e redenti. Fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Lui che diventa figlio dell'uomo, dell'umanità, ci rende capaci di condividere la sua vita di figlio di Dio, la sua vita divina. Noi, è una domanda, una preghiera, ma abbiamo il coraggio di farla, abbiamo il diritto di farla, perché questo dono lo ha fatto Dio, ce l'ha fatto Dio, e Dio è fedele, ha tanto amato il mondo da darci oggi, ogni giorno della nostra vita, da bambini quando ci commuovevamo le prime volte davanti al presepe, per tutta la vita,
ogni Natale, ogni giorno è questa ricchezza. Ma dov'è tutto questo? Quante cose che vediamo che non sono così, quanta fatica rimane nel mondo, è vero, ma dentro tutto questo, come nella grotta di Betlemme, in quella stalla, Dio ha voluto essere con noi e illuminò di luce santissima quella notte profonda. Allora tutto questo, se è davvero fondamento, se è lo Spirito Santo, se è la preghiera, se anche i segni, se il nostro essere qui, allora viva, ecco, in noi oggi, accanto a tante problematiche che rimangono, si ravviva la gioia, l'emozione e la gioia. Direi, rifacendomi al canto prima di mangiare il giubilo, è questo gorgogliare della gioia come l'acqua, quando l'acqua comincia a bollire, questo riscaldare la nostra vita. Abbiamo sentito nelle immagini della prima lettura quando il profeta Isaia, per dire la bellezza di questo momento, dice: come sono belli i piedi del messaggero che annuncia la pace. Perfino i piedi diventano belli perché corre a portarci questa pace. E poi come è bello, lo dicono anche le sentinelle sulle mura di Gerusalemme, perché Dio ha riscattato la sua città. Finalmente questa città, sottoposta a tanti pericoli, è stata riscattata, difesa da Dio. Immagini per dire la nostra vita. Ma la nostra vita oggi arriva a questo messaggio, alla nostra persona che è tesa, che guarda, che cosa ci dà la vita, che cosa ci può darci. Anche noi siamo sentinelli della nostra vita. Dio ha riscattato il suo popolo. Dio ha preso la nostra vita rendendola così ricca di dignità e di forza. E nella lettera agli Ebrei, quindi nella lettera a coloro che questo l'hanno creduto nell'esperienza di Gesù, con fierezza, essere fieri di essere cristiani, non vergognarsi, dirlo, esserne convinti, essere coerenti, ma anche dire con fierezza quello che diceva l'autore di questa lettera: Dio che molte volte e in diverse modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, è un ebreo che scrive agli Ebrei, quindi con questa grande dignità che questo popolo aveva, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Siamo dal momento di Gesù nella pienezza, ma anche negli ultimi tempi, nei tempi pieni di Dio. E allora se questo dono, se questa ricchezza si ravviva nella nostra vita, credo che cresca davvero anche questa sicurezza, questa radice di felicità, perché queste parole sono vere una volta per sempre. E lo ripeto ogni Natale, ogni giorno che ci mettiamo dinanzi a queste realtà della nostra fede, nascono e rinascono, possono farci di nuovo stare di fronte a quel dono che è il Natale, come quel bambino fu un dono per Maria, per Giuseppe, per l'umanità. Possono essere una sorpresa, cioè qualcosa che ritorna nuovo nella nostra vita. La fede non può essere un ricordo con l'abitudine o le tradizioni e basta, o dire: ma io sono cristiano. La fede è qualcosa che fa vibrare, fa gioire, fa cantare con giubilo dentro le storie non facili e ci rende capaci, e questo è anche l'augurio, di esprimere quell'umanità che Gesù ci ha indicato. L'umanità umile, quell'umanità però fiduciosa, quell'umanità generosa, quell'umanità che si dona, perché questo è il seme che il Natale ha portato nel mondo e nella vita di ognuno di noi. E da questi semi nasce poi, se gli uomini li accolgono e li rendono pratici, nasce la giustizia, nasce la fiducia, nasce la fedeltà, nasce la pace, o rinasce. Rinasce perché il Signore è capace anche di farci cominciare, di farci sempre ricominciare nella nostra vita e in tutto quello di cui ha fatto la nostra vita. Fratelli, ho detto è un augurio, è una preghiera,
è un fondamento, è una sicurezza nella quale auguro a tutti noi di poggiare di più la nostra vita per essere capaci di sentirci confermati nel costruire il bene, nel impegnarci nel bene, anche oggi, nel dircelo. Ricordo da piccolo per Natale ci insegnavano a perdonarci, a dirci come anche in famiglia, anche nelle nostre realtà, possiamo aver fiducia ancora di più, possiamo dare un nuovo inizio, che questo lo sia per il cuore di ognuno di noi, sentendo che la nostra umanità, la mia, quella di ognuno di voi, delle nostre famiglie, del nostro mondo, è abitata da Dio. C'è dentro Dio che non ci lascia soli, che ci indica la strada, che ci dà la forza di costruire queste cose anche oggi. Sia questo il buon Natale che chiediamo al Signore e il buon Natale che ci auguriamo. Sia lodato Gesù Cristo.